Si parla sempre più in maniera più insistente di un'alternativa di sinistra, alla sinistra che è presente in Italia. A che punto siamo? Beh, in realtà, insomma, il percorso è avviato dal punto di vista culturale prima che politico. Ci sono un sacco di cose che il PD purtroppo non sta facendo, perché poi questo partito della nazione è un po' quello, c'è dentro un po' di tutto, le politiche si scambiano, non c'è nessun valore a cui fare particolare riferimento. A me questa cosa non interessa, posso anche smettere, non solo fondare un nuovo partito come sospetta qualcuno. Questione che io pongo attraverso di voi a Bersani, a quell'area insomma politica che è un po', no, ieri Bersani è stato durissimo, ma io non ho visto tutta questa durezza nei voti in Parlamento, lo dico con simpatia. Non ha paura però agli occhi dei cittadini di apparire come quello che protesta, protesta, però poi alla fine rimane dentro il partito? Io vorrei porre la questione sia fuori che dentro. Quanto dura? Non lo so, perché se poi dentro non mi ascoltano, capisce che il destino è segnato, però non è quello a cui punto io. Cioè, se lei mi chiedesse cosa vuole fare, io vorrei fare il centro-sinistra. E questa vicenda dello sblocco Italia è clamorosa. Lì ci sono tanti soggetti che si stanno muovendo nel campo prepolitico che bisogna rappresentare. Una volta il PD doveva essere il più grande partito ambientalista, poi fa le trivelle, fa le autostrade. Io non, cioè, capite che questo è il problema. E poi qui ci sono delle intellettualità che sono forti. Renzi alla Leopolda ha spiegato che gli intellettuali sono come quelli che guardano i cantieri, no? Come i vecchietti del buco, si dice a Milano. Sinceramente questo è un errore, oltre a una battuta stupida, è un errore di valutazione pazzesco. Noi abbiamo bisogno di queste forze intellettuali. Il soggetto nuovo nascerà, anche se non ci sarà Civati dentro. Questo lo dico da mesi, tutti ridono, ma è così, nel senso che qui c'è orgoglio, c'è anche, insomma, si vede che c'è anche spazio politico, la manifestazione della CGIL, i dubbi nel Partito Democratico, quindi questa cosa sta già succedendo. Lei ha parlato di modello anglosassone e americano. Che cosa succederebbe secondo lei in uno di questi due paesi se maggioranza e opposizione si accordassero su un Nazareno senza far sapere ovviamente ai cittadini il contenuto di questo patto? No, infatti la cosa più divertente è che quando si parla con i vostri colleghi stranieri o anche con, insomma, rappresentanti della diplomazia, loro non capiscono, cioè la domanda non è che c'è sotto qualcosa di strano, è che non capiscono proprio come sia possibile che il leader della maggioranza e quello della minoranza abbiano un rapporto affettivo, personale, non dichiarato. Non riescono, non hanno gli enzimi, non hanno gli strumenti culturali per comprenderlo. Si registra un calo di consensi nel partito, nel governo, nel leader. Come vede questo momento? Perché, secondo lei, il partito sta... Io lo sapevo già, quando Renzi ha fatto il 40%, dentro c'era un sacco di gente e di elettori che non erano convintissimi di Renzi, che credevano in questa operazione più larga. Da quel giorno lui ha incominciato invece di maturare, di dire forse però devo parlare anche non con Civati, con Bersani, con chi volete voi, anche con questa sinistra, si è messo a picchiare sulla sinistra.